importante obiettivo, quello raggiunto oggi, peraltro la nostra regione in questo modo può fare da apripista, diventare guida su un fronte, quello della siderurgia verde, che avrà un ruolo sempre più importante. Sì, non solo sulla siderurgia, penso che questo impianto è un esempio sicuramente per il suo settore, ma l'utilizzo della ricerca dell'industria 4.0, l'utilizzo della sostenibilità per proprio tutto il processo produttivo e soprattutto la capacità di combinare questi due fattori con la competitività internazionale è un valore aggiunto che deve essere da guida per tutte le realtà di produzione. Penso adesso con la grande sfida del PNRR, penso che questo possa essere un esempio magnifico. Oltretutto voglio ricordare che in Friuli-Venezia Giulia con questo impianto c'è il migliore impianto al mondo del settore. Quindi siamo orgogliosi ovviamente che iniziative come questa vengano prese sul nostro territorio, che fa rimanere Friuli-Venezia Giulia all'avanguardia dal punto di vista degli investimenti ma soprattutto dell'innovazione. Ecco, ha ricordato il Presidente Benedetti, hanno ricordato oggi qui il team, il valore aggiunto che rimane sul territorio. Una multinazionale che ha comunque deciso di mantenere qui in Friuli-Venezia Giulia la sua sede con tutto ciò che questo comporta. No, sicuramente, però penso che sia stato anche un grande vantaggio per l'impresa stessa. Penso che scelte facili, l'ha detto lo stesso ingegnere Danieli, di delocalizzazione dove magari c'è un abbattimento del costo di lavoro, oggi non sarebbero premiante, sono scelte di breve periodo. Chi invece magari è in grado anche di superare difficoltà che indubbiamente ci sono, soprattutto pensiamo al carico fiscale che c'è in Italia, al costo del lavoro che c'è in Italia, però consideriamo anche la qualità del lavoro che c'è in Italia, la qualità dei lavoratori che c'è in Friuli-Venezia Giulia. Quello è quello che ti permette di fare la sfida del domani, altrimenti sarebbe sempre soltanto una corsa a ribasso. Qua si vede che non c'è la ricorsa a ribasso, ma anzi, il ricorso alla rincorsa alla qualità che ti permette di rimanere sul mercato. E tu hai tante cose, all'acciaio con Danieli, con ABS e con tante altre realtà, ma Friuli ha tante altre cose, al turismo, pensiamo a Lignano, alla montagna, alla capacità produttiva della piccola e media impresa, perché oggi siamo in una grandissima impresa, ma pensiamo al tessuto produttivo friulano della piccola e media impresa, che è l'ossatura portante, che è l'impresa diffusa. E su questo noi come regione, come sapete, abbiamo fatto moltissime iniziative, anche di, per quanto c'è possibile ovviamente con le competenze regionali, ma non soltanto di contributi ma anche di diminuzione della pressione fiscale, perché pensiamo sia indispensabile per far reggere questa diciamo spina dorsale della nostra economia. Il ministro Giorgetti ha parlato di orgoglio per l'intero paese rispetto a questo impianto. Io penso che sia un orgoglio europeo questo, se vogliamo guardare anche più ampio, non solo italiano e non solo ovviamente del Friuli-Venezia Giulia, perché oltretutto il valore di avere un'impresa così altamente innovativa nel nostro territorio crea l'effetto emulazione, anche magari i piccoli possono avere un punto di riferimento e quindi è un treno dove c'è una locomotiva ma ci sono dei vagoni che vanno alla velocità della locomotiva e questo ovviamente sono le grandi imprese, è il pubblico che deve incentivare, la locomotiva sono questi. È un impianto controllato in remoto il processo produttivo, quindi un impianto più sicuro di così è molto difficile. È chiaro che io credo che noi dobbiamo abbinare due cose, sicuramente la parte formazione della sicurezza, perché magari sulla carta ci sono regole, delle volte forse addirittura delle regole che non si arriverebbero, il problema è il rispetto di quelle regole. Quindi la parte di formazione nella sicurezza è fondamentale per evitare incidenti sul lavoro che delle volte si tramutano, come abbiamo visto purtroppo anche sul nostro territorio, in eventi drammatici.